Ciao a tutti, oggi W4Verity ci parla dell'inchiesta fatta da Fanpage in merito ad una notizia che ha fatto abbastanza discutere. Seguitelo e buon ascolto. Gli avete chiesto un parere per quanto riguarda le ultime indagini di Fanpage su Gioventù Nazionale, il movimento giovanile legato proprio a Fratelli d'Italia, e il tutto è veramente, ma veramente vergognoso. A parte che gente come me, che si informa quotidianamente con la politica, lo sapeva, soltanto che nessuno era mai andato così dentro a filmare e a contestualizzare tutto quello che succede tra cori, insulti, gesti stranissimi e roba anche non proprio legale. Dall'apologia fino a questo, l'utilizzo dei fondi del servizio civile per finanziare attività politiche. Questo è davvero il movimento giovanile legato al Premier? Infatti, nell'inchiesta appaiono diversi politici di Fratelli d'Italia che vengono inchiodati in gesti imbarazzanti. Ora, a parte le opinioni, perché qualsiasi persona del centrodestra davanti a questa inchiesta dovrebbe soltanto vergognarsi, dovrebbe dire: io con tutto ciò non voglio avere niente a che fare, perché qui non si parla di politica, si parla di indottrinamento, di apologia, di offese, di discriminazione, di roba gravissima, di reati, si parla della vergogna, della feccia. Parliamone, si parla di questo, non è opinabile. Così come in tanti altri movimenti giovanili di sinistra succedono le stesse identiche cose, ovviamente rapportate al contrario, inneggiamento alle cose più brutte della storia italiana per quanto riguarda il comunismo e tante altre cose che non si possono dire. Qual è quindi il problema? La gioventù, la politica e il rapportarsi a tutto ciò in questa maniera. Ma quando lo fa un movimento così legato al primo partito in Italia, la cosa non può essere ignorata. Io pretendo che Giorgia Meloni ne parli e al più presto, ora dopo il G7, visto che dovrà trattare tutto ciò e dovete diffondere queste notizie, deve affrontare il problema, non può lasciar correre perché lei ci mette la faccia, il partito ci mette la faccia a Gioventù Nazionale e lei si vanta di tutto ciò. E di questo ne vogliamo parlare? Che cosa vuole fare Giorgia Meloni per rimediare a tutto questo?